E pensare che ogni matassa ingarbugliata è in realtà composta da un unico filo lineare, che ha un inizio e una fine. Sbrogliare le matasse e le situazioni intricate mi ha fatto ingaggiare molte sfide e una ricerca di senso che mi ha portato a fare scoperte inattese. Sono inciampata nel mio lavoro un giorno in cui mi sentivo una matassa informe, un filo spezzato alla ricerca di un appiglio dal quale iniziare un percorso tutto mio. L'ho trovato in una scuola di italiano con richiedenti asilo e migranti, lavorando come insegnante. Stare con persone di tutto il mondo mi ha fatto sentire meno straniera, più consapevole di me stessa e dell'importanza sociale di certi luoghi, qui e ora. Così ho iniziato a sciogliere la matassa. Piano piano il filo si è dipanato e a ogni nodo ho ritrovato un po' di me. La bambina schiva, che chiusa nella sua cameretta, insegnava alla nonna analfabeta a scrivere. La donna irrequieta, sempre alla ricerca di qualcosa. I miei viaggi e le fughe all'estero, l'amore per le lingue straniere e la necessità di legami, la mia indignazione e il bisogno di fare. Tutti questi elementi hanno trovato un posto in cui coesistere, al di là della porta di scuola. Mai avrei pensato che quei giochi di bambina parlassero già di me e dei miei interessi e che la mia impaziente ricerca potesse diventare l'essenza del mio lavoro. Non è un po' di un uomo scottosa, la muta con neonola, cucuba.